Ciao a tutti, io sono Enrico Bombardini e sono titolare pizzaiolo della pizzeria Le Quattro Stagioni. Oggi andiamo a vedere insieme come scegliere lo staff. Allora, come scegliere lo staff? Innanzitutto io non sono un esperto, non faccio ricerca nel personale, sono titolare giovane da pochi anni e quindi sto vivendo tutto per la prima volta, quindi condivido con voi quello che imparo di volta in volta in tutte le situazioni che devo affrontare. In questo caso dobbiamo andare a scegliere il nostro staff. Quindi come mi comporto quando devo scegliere una nuova persona da inserire nella squadra? Beh, innanzitutto, come molti fanno, creano un annuncio sul web di ricerca personale, eccetera, eccetera. Si fissano i primi colloqui e il colloquio è la prima fase dove possiamo, tra virgolette, appunto, testare e comunque confrontarci con la nuova persona. Io devo dire la verità, in questi anni mi è capitato pochissime volte di dover fare i colloqui e all'inizio ero assolutamente impacciato e impreparato, ed effettivamente quando mi sono dovuto organizzare per trovare una nuova persona facendo appunto l'annuncio, perché di solito mi è sempre stato facile trovare magari l'amico dell'amico, la persona raccomandata tra virgolette, insomma, sono sempre andato avanti più o meno così. Invece in questa determinata situazione che ho dovuto cambiare appunto la cassiera, in questo caso ho dovuto fare l'annuncio, tantissime mail sono arrivati, tantissimi curriculum sono arrivati, da lì ho cominciato a scegliere con chi fare i primi colloqui. Allora dentro di me mi sono dovuto chiaramente un attimo fare un esame di coscienza e dire: cosa devi valutare nel colloquio? Tu parli con questa persona e poi la mia prima domanda era: cacchio, ma io devo vederla lavorare? Cioè da una chiacchierata al tavolino cosa potrò mai valutare? Come faccio a scegliere, no? E quindi insomma, ponendomi tutte queste domande, che comunque dovevo trovare una risposta perché il colloquio li dovevo fare e comunque da lì dovevo decidere a chi far fare la prova e a chi no, ho cercato di capire che qualità mi servissero per quel determinato ruolo nel mio staff, nella mia squadra. Detto ciò, quando ho incominciato a fare i primi colloqui, andavo appunto a cercare di esaminare se quella persona poteva avere o non avere determinate caratteristiche che mi ero appunto magari segnato, che comunque avevo pensato, che avevo insomma idealizzato per quello specifico ruolo. Ho cercato sempre di mettere a proprio agio le persone, perché mettendole secondo me a proprio agio si vede davvero chi è la persona che hai davanti. Se la persona è tesa, tenderà a impostarsi, a cercare di formulare le frasi giuste, a cercare di modificarsi in realtà da quello che è la sua persona e non mostrare realmente quello che è davvero. In realtà a noi ci interessa sapere quello, perché una volta che è entrata nel team, quello che è la sua persona per davvero influirà poi nello staff, nel lavoro, eccetera, eccetera. Non la recita che ha realizzato, insomma, al momento del colloquio a tavolino. Quindi già da subito ho sempre cercato e cerco di metterle a proprio agio, di creare da subito una conversazione amichevole. Una cosa interessante che magari volevo proporre appunto a voi, che ho pensato, ho posto una domanda apparentemente forse scomoda, però in realtà secondo me è molto efficace. E la domanda è questa: dimmi qual è il tuo miglior pregio e il tuo miglior difetto. È una domanda un po' anomala, uno dice: cacchio, vado a fare un colloquio, che cazzo vuol dire questa roba? Sembra una domanda da psicoanalisi. Però secondo me appunto è proprio questo il punto fondamentale, perché è una domanda un po' scomoda, è una domanda che subito non è una risposta, devi un attimino ragionarci su cosa rispondere, perché chiaramente se un titolare, un imprenditore, insomma una persona, tu vai lì e devi cercare di entrare, convincere la persona che hai di fronte, devi cercare di ingegnarti e trovare una risposta decente e non dare una risposta superficiale. Secondo me questa domanda è un po' una via di mezzo di tutte queste situazioni che possono veramente farti capire molto della persona che hai di fronte, perché dal mio punto di vista, se uno dà una risposta frettolosa, può essere uno un po' superficiale, un po' che non ragiona molto, magari che tende a dire la prima cosa che pensa. Se uno che ci pensa molto, magari è uno che appunto analizza molto le cose, ci ragiona, cerca di trovare la soluzione migliore, quindi sono altre caratteristiche. La risposta in sé è importante,
è una risposta veritiera, è una risposta per fare colpo. Se uno arriva e già magari ti fornisce una risposta, il mio migliore pregio è sono il pizzaiolo top del mondo, insomma, a me lascia un po' il tempo che trova, insomma, una risposta del genere. Invece cerco di capire quanto più sincera è quella risposta, quanto più è ricercata e come si autodescrive la persona. È una domanda che secondo me è molto interessante, vi consiglio anche voi magari nei prossimi colloqui di provare e capire un po' magari che risposta vi dà e quindi capire un attimo la persona che avete di fronte, perché effettivamente, ripeto, è una domanda un po' scomoda, uno magari non se lo aspetta di ricevere una domanda del genere e quindi hai una reazione vera, perché in altri modi magari uno si è preparato proprio tutta la recita a casa, viene al colloquio, si è preparato tutto, le risposte pronte eccetera eccetera, viene, sembra la persona migliore del mondo, ma in realtà è solo perché ha fatto i compiti a casa e si è preparato tutto. Invece magari infilando una domanda di questo tipo che è un po' scomoda o comunque va a cercare una risposta particolare, un po' più dettagliata rispetto al normale, secondo me è già una bella impronta, un bel identikit che vi può fornire appunto la persona che avete di fronte. Provatela e fatemi sapere. Un altro aspetto che per me è fondamentale è il lavoro di squadra. Questa è un'altra domanda che ho sempre chiesto, se comunque la persona che ho di fronte è capace di lavorare in squadra. Soprattutto per la mia tipologia di attività, poi ognuno ha le sue caratteristiche, quindi anche i colloqui ovviamente si formano in base al ruolo, al tipo di attività. Chiaro, come dicevo prima, a priori uno deve capire in quel ruolo lì che persona mi serve, quale sarebbe la persona ideale per quel ruolo lì, conseguentemente poi ti rapporti con tutti i colloqui. Se ti serve un tecnico specializzato, professionista, ultra capace, vai a ricercare quella persona lì, poi magari caratterialmente avrà le sue lacune, ma dal punto di vista tecnico è perfetto. Se ti serve quella persona lì, vai a cercare quella persona lì. Quindi prima di incominciare a fare i colloqui, capire bene che persona ti serve, quale sarebbe la persona migliore per fare quel ruolo lì, poi conseguentemente creare tutto il resto. L'ultimo aspetto che ho sempre portato, insomma, nei colloqui, comunque nella ricerca appunto del nuovo staff, è il non avere competenze. Sembra assurdo perché comunque anch'io l'ho vissuta, vai in giro a cercare lavoro, tutti vogliono con esperienza, tutti vogliono che hai già delle competenze, no? Invece questo comunque è un lavoro semplice, non è che apparentemente semplice, poi in realtà, però non richiede lauree, non richiede, cioè si impara tutto sul campo. C'è poco da fare, non c'è una vera preparazione nelle scuole o chissà che altre robe, si impara qui sul campo, anche perché ognuno ha il suo metodo, io ho un metodo di lavoro, mi organizzo in un certo modo e non lo impari da un'altra parte, lo impari qui da me perché è il mio metodo. Quindi sono sempre stato abbastanza sincero sul non mi servono competenze, ho sempre rassicurato la persona che ho di fronte, ho detto non ti preoccupare se non hai mai fatto questo lavoro, non mi interessa. Vedete che con questo approccio le persone si rilassano tantissimo e incominciano già a essere appunto più sincere, più collaborative, in modo tale da avere effettivamente un feedback reale, non un immaginario, un illusorio, perché appunto quello lì sta recitando una parte solo per avere il lavoro. Tante volte mi è capitato che loro stessi comunque venivano a dire guarda, fa niente, non sono la persona giusta che stai cercando, ma penso che sia perché comunque ho creato una situazione rilassata, sono sempre stato molto sincero su quello che sto cercando, sulle esigenze, sulla tipologia di lavoro, che loro stessi mi hanno potuto dare un feedback di questo tipo qui. Mi è capitato appunto, sembra assurdo, infatti ogni tanto andavo a casa e dico cazzo, ma sti colloqui parlo solo io, faccio poche domande e purtroppo parlo tantissimo io. Ma perché secondo me, a parte il discorso delle appunto competenze, che per me non è fondamentale, e quelle domande un po' particolari per cercare di capire la persona che è di fronte, per me era fondamentale far capire a che cosa andrà incontro, quale sarà il suo ruolo, senza mettergli ansia, perché appunto gli ho detto se non lo sai fare non c'è problema, imparerai tutto qua, però ci vuole volontà, ci vuole costanza, ci vuole tanto impegno eccetera eccetera eccetera. Quelle sono caratteristiche che la persona deve avere, non è che uno li vengono fuori così da un momento all'altro. Se una persona molto volenterosa, che sul lavoro si impegna, che dà molta dedizione,
tutto si impara. Quindi, escluso, comunque mettendo fuori gioco il discorso delle competenze, vedrete sicuramente che la persona che avete di fronte già si rilassa. La comunicazione prende tutta un'altra piega, diventa tutto molto più sincero, tutto molto più limpido e si crea una vera e propria collaborazione già nel colloquio, che è una cosa secondo me fantastica, nel senso, io cercavo di portare questo messaggio, io capisco che tu sei venuta perché hai bisogno di lavorare, però ti faccio capire che io ho bisogno di una determinata persona a lavorare, perché per me è fondamentale che la nuova persona o comunque il nuovo membro che si integra nella squadra abbia determinate caratteristiche. Invece se facciamo magari una selezione migliore, è chiaro che facciamo le prove, ma facciamo delle prove per persone che tendenzialmente potrebbero essere già buoni pretendenti. Poi è ovvio che tutto si verifica sul campo, lì avrai davvero le conferme. E non ce l'hai il primo giorno, il secondo giorno, anche lì bisogna lasciare un po' di tempo, perché non tutte le persone sono uguali. Queste sono tutte cose che poi, facendo la prova, noi titolari dobbiamo stare attenti. Come ultima cosa, che è sempre collegato anche a altri video che ho fatto, anche in questo caso qui io ho interpellato il mio staff. Non è una decisione che ho preso io da solo, è sempre un modo per rendere partecipe il tuo staff, per prendere una decisione insieme, perché ricordatevi bene, questo secondo me è fondamentale ed è una lezione che ho imparato sin da subito, la nostra attività non siamo noi titolari. Io lavoro qui, nella mia pizzeria sono il primo pizzaiolo, quindi sono sempre qua sul campo, lavoro col mio staff, lavoro con i miei colleghi e quindi faccio parte integrante del team. C'è e ci sono chiaramente tanti titolari dove in realtà non sono operativi dentro al locale e quindi c'è lo staff che insomma si organizza da sé. È un modo diverso di lavorare, però ciò non toglie che l'attività non siamo noi, l'attività è il nostro staff, sono i nostri dipendenti, loro sono quelli che creano la nostra attività, loro sono quelli che ci fanno mandare avanti l'attività. È così, per questo è importante collaborare bene col proprio staff, perché se uno staff è contento, soddisfatto, gratificato sul posto del lavoro, l'attività non potrà solo che crescere. Ho sempre cercato di creare questo equilibrio, questa situazione nel mio staff, a volte ci sono riuscito, a volte no, ripeto, è difficile perché ogni persona ha il suo carattere, quindi bisogna sempre cercare di mediare, di collaborare, eccetera eccetera, però è il nostro compito da titolare, è nostro compito gestire e organizzare al meglio questa cosa, perché se io inserisco una persona che non va d'accordo con un collega che c'è già, tra di loro può creare astio, tra di loro non ci sarà collaborazione, se tra di loro non c'è la collaborazione giusta ne va a discapito il lavoro, eccetera eccetera eccetera. Quindi se tra i due dipendenti c'è astio, poi crea tensione anche per tutto l'altro staff e tutta questa situazione logorerà sicuramente la produttività dell'attività. Ricordatevi che l'attività non siamo noi, ma è il nostro staff. Se il nostro staff è contento, entusiasta, lavora bene, la nostra attività può solo che crescere. Quindi queste sono un po' tutte le situazioni, insomma le valutazioni che mi sono dovuto creare un po' da solo, perché ovviamente è stata un po' le prime esperienze di questa cosa qui dei colloqui, e quindi provate magari anche voi nei prossimi colloqui che vi capiteranno a magari introdurre queste domandine scomode o comunque magari approcciarvi in un modo diverso con la persona che avete di fronte, e poi fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto comunque l'argomento, se l'avete trovato interessante, e poi eventualmente se lo provate fatemi sapere se è stato effettivamente efficace o no. Ciao e ci rivediamo al prossimo video.